Operazioni burocratiche di severa legalità per fabbricare dei milionari. Comincia per i 20 abbinati la gara dei folli sogni. La folla tenta di varcare gli steccati. Ecco il francese Vimy e l'operaio da Fonchio a lui abbinato. Varzi merita la rivincita di Indianapolis e di Ginevra, distributori di milioni, Brooke, Parnell, Chabou, Nuvolari, Trossi, Farina, ultimi attimi. Via, è stato il commissario dell'automobile Club a darlo, ore 16 e 15 precise. Vimy passa subito in testa, seguito da Varzi, Trossi, Cortese e Nuvolari. Farina è costretto a ritirarsi a 100 metri dalla partenza. Alla prima curva, settimo giro, Nuvolari ha perso una delle ruote posteriori. Ore 17.58, la corsa è a due terzi. Comincia a piovere sulle tribune, sugli alberi del Valentino e sull'asfalto del circuito. Al tabellone è in testa Vimy. Al 33esimo giro Varzi si ferma per il rifornimento. I meccanici impiegano più di 20 secondi. Vimy invece è partito con 100 metri di vantaggio. Varzi, il 46, lo insegue. Biglietto K87.340, saranno tuoi i milioni. Al penultimo giro Varzi è al primo posto, a lui il gran premio e al fortunato possessore del biglietto a lui abbinato 25 milioni.